Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. Toscana, siamo nei dintorni di Siena, stiamo andando verso Murlo, verso le zone di Murlo Vescovado, e questo è il panorama che si offre a noi in questa giornata ancora invernale nei pressi di Siena. Guardate che spettacolo! Pace, silenzio, tranquillità, è domenica e l'aria è prettamente festiva, c'è poca gente in giro, tranquillità. Panorami spettacolari, come giustamente sia, e se volete sapere dove siamo, tipo l'itinerario che abbiamo fatto per arrivare qua, per fare queste riprese e godere di questi panorami, non dovete fare altro che cliccare sul link che abbiamo messo a disposizione nella descrizione del video, dove troverete mappa e GPX per quanto riguarda questo itinerario, sito dove troverete tantissimi itinerari dedicati alla Toscana, all'Italia, al mondo, in bicicletta, macchina, moto, eccetera, eccetera, eccetera. Però, cari ciclisti, le cose portatevele a casa quando le cambiate. Breve pezzo di strada sterrata che fa parte del percorso permanente dell'Eroica, strada di normale utilizzo che viene utilizzata appunto per il percorso dell'Eroica a bicicletta o anche per il percorso dell'Eroica ovviamente in moto o con quello che vi pare. Anche per quanto riguarda il discorso dell'Eroica, trovate sul sito tutte quelle che sono le indicazioni per quanto riguarda l'Eroica: mappe, percorso, foto, eccetera eccetera eccetera, tutto quello che vi può servire per godere al meglio anche del tracciato dell'Eroica, che come sempre detto è eroica solo se fatto in bicicletta. Fatta in moto non ha niente di eroico, ma vi permette di poter godere di tantissimi panorami della Toscana da un altro punto di vista. Quindi se volete divertirvi
Andando tranquillamente, per favore, in moto non prendete l'eroica come se fosse una corsa. Godetevi i paesaggi toscani, appunto, che l'eroica vi permette di osservare. Bene, adesso gita gita. Visitiamo il borgo di Murlo, Bandiera Arancione, antico borgo di etrusca origine. Qui c'è una parte di museo, vedrete dei ritrovamenti etruschi in zona. Eccoci all'ingresso del borgo di Murlo. L'ingresso della trattoria Il Libridinoso. Sul fagiolo zolfino proveremo anche l'agresto, che è un aceto molto particolare, tipico della zona qua di Murlo, che viene fatto col tralcio basso dell'uva mischiata con l'aceto e con varie ed eventuali, a discrezione di chi lo fa. Quindi è personalizzato. Adesso lo proviamo sul fagiolo zolfino. Questo è l'interno del Libridinoso, il ristorante dove mangiamo. Libridinoso, dove degusteremo tra poco le specialità tipiche della zona. Tanto per degustare i prodotti toscani. Siamo nel centro di Murlo. Dal fagiolo zolfino, che non mette a fuoco, ok. Dal fagiolo zolfino, devo fare la montagna, al piatto fantastico, dal mini hamburger animelle a questo era. Carne macinata nel buristo? Sì. E poi, vabbè, salame di fichi, questo è col panna cotta al pecorino. Tanta roba, tanta roba, e adesso si va a mangiare. I primi qui abbiamo delle tagliatelle al ragù bianco di cinghiale, e qui invece al ragù di faraona. E andiamo! Splash. La momentanea scomparsa del sole penalizza un pochino le riprese, però la suggestione rimane inalterata e i cipressi in Toscana sono onnipresenti.
pieno di strade ciclabili e presto anche noi approfitteremo di questo, di questa possibilità sicuramente, sia di ciclabili, di camminate, di tutto di più. La Toscana è anche questo. Concludiamo con questa ripresa la giornata odierna. Purtroppo il sole ancora si fa nascondere dalle nuvole. Mi raccomando, mettete un mi piace, seguiteci e continuate a vedere i nostri video, i video di Ali per viaggiare. E vi ricordo, non solo i video, ma anche sul sito, dove potete trovare tutti gli itinerari dotati di mappa e GPX, compreso questo che abbiamo fatto oggi. Alla prossima, da Ali per viaggiare. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.